E nel frattempo ringraziamo il Comitato Festa con tutti i portatori per averci anche quest'anno concesso questa grazia. E l'ultima preghiera con Papa Francesco. Recitiamo insieme dalla preghiera che mi è stata data.
i misteri del Rosario, scenda la benedizione di Dio attraverso l'intercessione della Vergine Immacolata, nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Abbiamo salutato la Vergine Immacolata, Maria Immacolata, e il nostro saluto è da parte di questa zona artigianale nella quale siamo presenti, di tutte le aziende che sono qui, delle tante famiglie che abitano in questo territorio. È veramente un caloroso saluto alla Vergine Maria e un grazie. È un grazie perché ci permette di stare insieme, ci permette di abitare questa zona, ci permette di ricordarci quanto è importante il lavoro, visto che qui ci sono anche tante aziende, cioè quanto è importante la collaborazione, il servizio, ci ricorda quanto è importante anche la famiglia. E noi come famiglia, insieme alla comunità parrocchiale di Sant'Egidio, dei Martiri di Abitene, a cui questo territorio appartiene, vogliamo celebrare questa Eucaristia, perché la Vergine Maria possa intercedere per noi. Le tante Ave Marie che recitiamo ogni giorno e anche questa sera siano il nostro saluto alla Vergine perché possa ancora una volta guidarci, accompagnarci, sostenerci. Siamo qui con tante preghiere, siamo qui, ognuno di noi ha diverse preghiere, per cui le poniamo davanti alla Vergine perché la Vergine le possa portare a suo Figlio Gesù Cristo. E così la Vergine ci conduce a celebrare l'Eucaristia in questo momento. E per essere meno indegni di partecipare a questa mensa del Signore, riconosciamo i nostri peccati. Parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati. Oggi noi stiamo celebrando una festa, una celebrazione che riguarda la Vergine Maria, no? Però sappiamo che oggi festeggiamo anche Santa Rita. E io penso che sia una bella coincidenza questa. Che cos'è che hanno in comune queste due donne? L'essere sicuramente spose, l'essere madri, l'essere donne. Ed è bello mettere insieme queste due grandi figure, in epoche diverse sicuramente, è bello sottolineare come queste donne siano per noi oggi fonte di incoraggiamento e di intercessione. Gli uccisori di suo marito, addirittura. È stata capace di mettere pace in quel momento storico anche tra fazioni rivali. Maria ha riempito di bellezza attraverso, abbiamo ascoltato anche nel Vangelo, l'andare a trovare Elisabetta. Ci sono tantissimi esempi di bellezza, ecco, e queste due donne ci ricordano proprio questo. Riempi di bellezza ciò che ti circonda. La bellezza del perdono, la bellezza dell'accoglienza, la bellezza del servizio, la bellezza del rendere lode al Signore. Riempi di bellezza, una cascata di bellezza. Queste due donne ci hanno comunicato. Un secondo aspetto è la fiducia che queste due donne hanno avuto. Non è stato per niente facile per la Vergine Maria e non è stato facile nemmeno per Santa Rita. E la fiducia nel Signore, nonostante tutte le avversità, nonostante tutto quello che hanno dovuto affrontare,
sono due donne credenti perché si sono affidate. E poi è questo che mi preme sottolineare, più che questo aspetto della fiducia, è il fatto che nulla è impossibile a Dio. E nulla è impossibile a Dio, che Maria sia madre, e nulla è impossibile a Dio che Santa Rita, ecco, possa trovare delle rose perfino quando fuori c'è la neve. Lo sappiamo tutti questo miracolo, lei agonizzante chiede una rosa e la cugina dice: ma dove la vado a trovare la rosa che sta nevicando? Eppure fuori si rende conto che ci sono delle rose, prende e le porta. Una fiducia incrollabile nel Signore. Ecco, così cosa voglio dire? Che come queste donne anche noi dobbiamo sempre più sviluppare questi due atteggiamenti, quello del riempire di bellezza e quello della fiducia. Chissà quante cose ognuno di noi può raccontare, da quante ferite la vita ci ha messo davanti e da quanti anche momenti belli, significativi, però tutto questo viverla con la stessa fiducia di Maria e di Santa Rita. Quindi queste due donne, belle e credenti, accompagnino la nostra celebrazione, accompagnino la nostra vita, accompagnino le nostre preghiere. Il loro esempio sia luce per la nostra vita. E proprio perché nulla è impossibile a Dio, continuiamo la celebrazione prima che inizi a piovere, quindi facciamo in modo che nulla è impossibile a Dio. Dando a Maria, afflitta e fedele presso la croce del Figlio, i tuoi discepoli si sentano sostenuti nell'ora della tentazione e della prova. Preghiamo. Perché quanto più cresce nel mondo l'odio e la violenza, sia gradita, o Signore, l'offerta della tua Chiesa per il provvido intervento della Vergine Maria. Si attui nel sacramento il segno prodigioso che trasformò l'acqua delle anfore nel vino della nuova alleanza. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione. Della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Possiamo ricordare i nostri cari defunti. Cristo in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Santa Rita è stata un esempio di grande misericordia. Ecco, ha perdonato gli uccisori di suo marito e soprattutto ha placato le ire dei suoi figli che volevano fare vendetta. E dunque questo scambio di pace che adesso ci facciamo sia veramente uno scambio di misericordia verso chi abbiamo vicino, ma soprattutto nella nostra vita, perché le cose che diciamo e facciamo a messa poi si devono concretizzare nella nostra vita, perché essere cristiani non è solamente nel momento della celebrazione, ma è soprattutto quando il sacerdote dice la messa è finita, andate in pace, è dopo che si vede se noi abbiamo aderito a quello che abbiamo celebrato. E quindi questo scambio di pace sia veramente il proposito di creare pace e misericordia tra noi. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, per quanto riguarda la comunione, ci avviciniamo noi ai posti e rimanete ai vostri posti. Thank you.
che ci hai dato la grazia di dissetarci alle sorgenti del Salvatore. Fa che questi misteri, per intercessione della Vergine Maria, diventino per noi fontana d'acqua viva che zampilla fino alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore, prima della benedizione finale, ancora una volta ci rivolgiamo a Maria, diciamo prima un Ave Maria e poi canteremo insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. C'è un saluto. Venite, venite. Tutti e due. Buonasera a tutti. Allora, io vorrei fare un ringraziamento particolare a Don Pier Paolo per la bella messa che ha fatto e della sua disponibilità. Un ringraziamento al presidente delle feste patronali, che anche quest'anno sta facendo una bella festa e che pensa sempre a noi. Va fatto un ringraziamento ad Anna Antonino, che come sempre allestisce l'addobbo di questa zona, e di suo fratello Michele Antonino, che dopo c'è un rifresco per tutti voi. Anna Antonino mette anche a disposizione dei taralli, che è diventata una tradizione dell'evento. Questi taralli benedetti sono benedetti, sono benedetti, è tutto benedetto. Quindi grazie a tutti e facciamo un grande applauso. Io ringrazio tutti voi. Oramai è diventato un momento, direi, non rituale, ma essenziale di una festa patronale, questo ritrovarci in questo luogo ogni anno puntualmente, come magari quello che già c'è stato o quello che ci sarà. Alla fin fine, la festa patronale per noi significa una memoria storica, metà storica magari anche, e un richiamo ad un miracolo. Il vero miracolo è questo, a mio modo di vedere. Cioè questo ritrovarsi insieme in un cammino di fede, questo ritrovarsi a chiedere la protezione alla Vergine Maria,
questo riascoltare mira il tuo popolo e questo sentirci inondati di bellezza come Don Pierpaolo ha bellamente detto durante la sua omelia. Quindi grazie a tutti e buona festa patronale. Allora vorremmo tutti noi ringraziare a zia Cecilia che ha donato questa tovaglia che ha più di 100 anni alla parrocchia. Quindi ringraziamo, non so dove sta zia Cecilia. Se vuole fare un passo avanti, grazie a tutti. E ringraziamo il comitato Zona Artigianale che sostiene questa iniziativa. E grazie veramente a tutti, e veramente mi unisco a tutti i ringraziamenti al comitato Feste Patronali, al comitato della Zona Artigianale, perché ecco anche con la parrocchia a servizio della città possiamo continuare questo percorso insieme, magari fare qualche iniziativa in più che coinvolga anche le aziende un po' del territorio. E ci vediamo alla festa patronale, domenica, alla processione, dobbiamo pregare perché non piova, come abbiamo fatto oggi, perché lì si è mantenuto un po' il cielo. È la nostra patrona, è vero, è vero. E adesso riceviamo la benedizione finale. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona serata a tutti e buona festa a tutti. Grazie.